Buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus. Altra giornata cruciale, secondo giro di consultazioni oggi al Quirinale. Andranno i principali partiti politici, si inizierà alle 10 con Fratelli d'Italia per concludere poi alle 17 con il Movimento 5 Stelle. Vorrei farvi vedere proprio quello che è la scadenza, insomma, quello che è l'ordine, la consultazione sugli scenari dal Corriere della Sera. Abbiamo detto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, adesso lo facciamo vedere. Chiamo la camera a spalla, alle 11 poi andrà il Partito Democratico, alle 12 Forza Italia, con la presenza di Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, alle 16 la Lega e alle 17 il Movimento 5 Stelle. Adesso ce la facciamo a vederli inquadrati, l'ha inquadrato tutto quanto il programma, ce la dovremmo fare, adesso ci riusciamo e qui è a fuoco finalmente. Allora, questo è il quadro della situazione, vi ricordo alle 14 lo speciale con Enrico Mentana, lo speciale del TG La 7, che seguirà tutti quanti gli eventi. Tanto la prima notizia è che Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega praticamente si presentano separati rispetto alle passate consultazioni. Do il buongiorno agli ospiti di questa mattina, parto dallo studio, alla mia destra Lina Palmerini, buongiorno. Buongiorno. Ilario Lombardo. Buongiorno. La Stampa, Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore, Roberto Speranza, Liberi Uguali, buongiorno. E vedo in collegamento Clemente Mastella, buongiorno Mastella. Buongiorno a voi. E collegato sempre, ma adesso non è pronto ancora il collegamento, tra poco ci collegheremo invece con Massimo Mallegni di Forza Italia. Allora, parto proprio da Lina Palmerini, perché dicevo, c'è questa separazione all'interno del blocco del centrodestra. Ora, e poi andiamo a quella che è stata, insomma, la giornata di ieri, alla direzione del Partito Democratico e a quella che è la situazione all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma. Però questo segna, diciamo, un primo segnale, cioè una prima sottolineatura a questo punto all'interno del centrodestra. Cioè, Forza Italia ha detto che vuole andare dritto al voto. Salvini l'ascolteremo, insomma, ieri ha fatto questo incontro con tutti quanti deputati e senatori fuori da Montecitorio, dove ha presentato la nuova manovra, insomma, che potrebbe essere pronta già da ottobre. Diciamo che ha lanciato un numero. Ha detto che è pronta già la manovra. Io so le parole di Matteo Salvini, che ripeto, poi ascolteremo più tardi. Però, da questo punto di vista, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia saranno separati rispetto alla Lega. Questo che segnale è intanto? Ma innanzitutto non poteva essere come un anno fa, perché un anno fa si sono presentati alle elezioni politiche insieme come coalizione, quindi insomma è naturale che andassero insieme. Certo, noi ci perderemo il siparietto di Berlusconi che contava, no, i punti di Salvini, questo è un peccato. Però che faceva le facce vicino a Salvini, che è un po' il refrem di quello che abbiamo visto l'altro giorno di Conte con Salvini. Sì, anche insomma, se in un contesto completamente diverso, però era una controscena molto divertente. È stato, diciamo, l'episodio che tutti ricordiamo di quelle consultazioni di un anno fa. Quindi c'è una differenza notevole, perché poi Salvini ha rotto con il centrodestra, ha fatto un governo con i 5 Stelle, Forza Italia è passata all'opposizione. Non poteva essere, no? Non è successo niente, come se niente fosse, noi torniamo tutti insieme. Tra l'altro sappiamo anche della difficoltà di dialogo tra Salvini e Berlusconi, non sappiamo se finora non si sono incontrati, magari si saranno sentiti, ma insomma la coalizione di centrodestra sappiamo che ha bisogno di essere ricostruita, che servono ancora dei passaggi prima di ritrovare una sintonia. Anche perché abbiamo passato tutto quest'anno a raccontare di come e di quanto Salvini si volesse liberare di Silvio Berlusconi, che stesse aspettando il momento delle elezioni proprio per mangiare tutta Forza Italia, arrivare lui da solo con la Meloni a superare il 40%, quindi insomma va ricostruita una sintonia anche su un programma. Tra l'altro non dimentichiamo che quello che Salvini rimprovera ai 5 Stelle, cioè aver votato la Presidente della Commissione Europea, la von der Leyen, è anche l'ostacolo tra lui e Berlusconi, perché Berlusconi fa esattamente parte di quella maggioranza, visto che è nei popolari europei e che ha votato per la nuova Presidente della Commissione. Quindi insomma va ritrovato, e questo spiega il motivo per cui andranno separati. Rispetto a quello che tu dicevi, cioè che comunque Forza Italia
chiede il voto e cos'altro potrebbe chiedere? Quello che oggi è sul campo è un governo PD 5 Stelle, non c'è un governo istituzionale del Presidente di Unità Nazionale, cioè non c'è un governo Monti, Cottarelli, nel quale insomma Forza Italia può sperare di entrare o giocare un ruolo. E si è chiusa anche la fase, l'ha detto anche insomma Berlusconi, l'ha fatto capire anche ieri sera Berlusconi, dopo l'incontro, si chiude anche la fase del governo Ursula. Eh sì, in campo c'è solo un governo politico e non un governo appunto di larghe intese, perché quello Ursula serve un governo comunque di larghe intese. E a questo governo politico sta lavorando Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ieri abbiamo detto la direzione. Ascoltiamo Zingaretti ieri che è intervenuto all'interno dello speciale del TG La 7. Io credo nell'unità del PD non per un vezzo, ma perché credo che in un momento delicato come questo spaccare, dividere il Partito Democratico significa mettere anche a rischio la tenuta democratica del Paese. La giornata di oggi in qualche modo apre una fase totalmente nuova. Il Partito Democratico ha messo in campo una proposta politica nuova che apre una fase diversa della storia politica di questa fase e anche nella dialettica parlamentare ha messo in campo una fase che vedremo come andrà a finire. Ora attendiamo anche le risposte degli altri soggetti politici che diranno o a noi o al Paese o al Presidente della Repubblica quello che pensano. Noi la parte nostra l'abbiamo fatta. Noi diciamo no a continuismi, no a papocchi o a governicchi. Ci sono dei pilastri per noi non trattabili come il tema dell'Europa, della democrazia parlamentare, dell'idea di politiche per il lavoro e lo sviluppo. Su questo siamo pronti a verificare maggioranze credibili oppure su questo condurremo una battaglia elettorale. Il fatto che lo abbiamo fatto con il voto di oggi e chi c'era, anche il clima, mi permetto di dire, vero e non finto, in quella platea è un fatto per me molto importante. A volte si critica il mio eccessivo silenzio, a volte io lavoro anche in silenzio per ottenere dei risultati. Vado da Mastella, dal sindaco di Benevento. Mastella, come si sta muovendo Zingaretti in questa fase? Non lo ascoltiamo? Si sta muovendo, okay. Ancora non adesso si sì. Muove. Mi sentite? Sì, prego. Zingaretti si muove, ha iniziato a muoversi. Zingaretti deve stare attento ad una cosa, diciamo, se forza la mano e si va alle elezioni, lui vince contro Renzi, probabilmente nei gruppi parlamentari, ma perde e successivamente sarà eliminato dalla scena politica del PD, perché gli imputeranno diciamo il fatto che si poteva creare una maggioranza, in questo caso sento dire politica, con i 5 Stelle, e lui, esasperando i toni della dialettica e del rapporto di alleanza con i 5 Stelle, in realtà non ha portato a compimento quello che magari era la consegna alla maggioranza del partito, perlomeno da quello che ho letto, le dichiarazioni dei vari leaders ed esponenti del PD. Certo, è una cosa molto complicata per lui, però diciamo la verità, avrebbe mai immaginato Zingaretti trovarsi in questa condizione felice di poter scegliere se il capo del governo sia Conte oppure sia un altro, oppure di poter nominare ministri? Francamente no. Però se la tira troppo la corda si rischia alle elezioni, oppure una cosa che io ritengo ancora possa restare in serbo, quello che un'anima del Movimento 5 Stelle ipotizza, Salvini prigioniero politico tra virgolette, ed un ritorno all'alleanza con la Lega, quindi questa è Scilla e Cariddi entro cui si muove Zingaretti. Ora io capisco tutte quante le vicende, le situazioni, però se vuole determinare l'accordo e l'unità del partito deve andare avanti trovando una soluzione finale, quindi cedendo anche qualcosa, non può mettere veti su tutto, se no andrà alle elezioni, ma con le elezioni ci arriverà con un PD che è spaccato, altro che l'unità che è stata pronunciata ieri in direzione. Si rompe il PD, cioè non ci saranno più le ragioni per stare assieme all'interno del PD se si va alle elezioni, questa è la mia opinione. Allora dovrebbe essere pronto anche il collegamento con Massimo Mallegni. Mallegni mi sente, mi ascolta? Anche noi ci sono tanti avanti. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora abbiamo accennato prima a Lina Palmerini. Non vi vedo ma vi sento. Ma mi spiace per lei, per la Palmerini. Senta, in questo momento, in questa fase, allora, Forza Italia ha detto la sua, insomma, in maniera chiara.
Ci possono essere dei ripensamenti dell'ultimo secondo sull'ipotesi di un governo istituzionale? Ma guardi, noi è dal 4 marzo dello scorso anno, siamo entrati in Parlamento, era il 23 di marzo alla prima seduta del Senato, ci siamo accorti che non c'era la maggioranza e abbiamo chiesto immediatamente di tornare alle elezioni. Avevamo chiesto di votare il 22 di luglio e poi la Lega ci ha abbandonato e se n'è andata a fare il governo con il Movimento 5 Stelle, un governo tragico che ha massacrato il paese, eccetera. Io spero che torniamo, come del resto facciamo in tutte le regioni, a un centrodestra in cui Forza Italia sia necessariamente centrale di collante, come della vecchia idea che mise insieme Bossi e Fini nel 94, ma credo che oggi sia ancora centrale il ruolo che noi dobbiamo ovviamente esercitare. Sulla storia del governone io non la vedo così, mi creda, così facile. Noi in questo anno abbiamo fatto delle battaglie importanti. Abbiamo fatto la battaglia sul decreto, contro il decreto dignità, abbiamo fatto la battaglia contro il reddito di cittadinanza, quando questa maggioranza se le è bevute tutte senza problemi. Io le dico la verità, se posso. In questi giorni ho sentito parlare del partito del no, del governo del sì e di battaglie che sarebbero avvenute all'interno della compagine governativa. Mi creda, io sono in commissione lavori pubblici, sono responsabile dell'ufficio legislativo di Forza Italia, sono vicepresidente del gruppo parlamentare, non abbiamo mai visto una sbavatura nella maggioranza, hanno votato sempre compatti, poche parole, mani alzate e a diritto. Quindi francamente non ho capito per quale motivo si quindi, sia sfasciato Maligni, tutto. Quindi Maligni, questa storia dei no? Sono contento che si sia sfasciato tutto. Questa storia dei no, questo elenco di no, questa storia dei no di Salvini, sostanzialmente Salvini nell'ultima fase, nell'ultimo mese ha detto spesso e volentieri basta, vogliamo dei sì, basta con i no, e ha fatto sempre l'elenco e tra questi anche quello dei lavori pubblici. Ma guardi, anche sulla storia dei lavori pubblici, mi scusi, parla con uno che, ripeto, è capogruppo in commissione lavori pubblici. No, per l'appunto. Noi abbiamo chiesto ripetutamente ai colleghi della Lega, che ce l'ho proprio seduti dietro di me, in commissione, di sbloccare gli assi viari, io parlo della mia regione, della città di Lucca, già finanziati, eccetera, tutta l'asse tirrenica, tutta la parte ferroviaria, 600 opere pubbliche, non hanno aperto bocca. Non hanno aperto bocca, io a un certo punto e ogni tanto mi giro e mi giravo e non li riconoscevo, le dico la verità. Quindi, come sempre, ma mi creda, lo dico anche con un po' di amarezza, gli unici che hanno portato avanti il programma di centrodestra siamo stati noi di Forza Italia. Oggi c'è un ripensamento? Non ci sono problemi, non ci sono problemi. La coalizione si rimette insieme. Si va a governare il paese se ci dovessero essere le elezioni, perché se ci dovessero essere le elezioni il paese lo governerebbe il centrodestra. È evidente che, mi permetta, sì, se qualcuno avesse manie di grandezza, che mi sembra che siano clamorosamente franate in Senato l'altro giorno e con scelte che nelle ultime 4-5 giorni francamente hanno fatto vacillare anche i più fervidi sostenitori leghisti, dico, ognuno poi fa i conti con la propria coscienza e il proprio elettorato. Speranza, Forza Speranza non rincorre più alleati. Allora vado a Roberto Speranza più. Perché lo noi scenario siamo, di Massimo Mallegni di un centrodestra unito, insomma, il ricompattamento del centrodestra e il voto il più presto possibile è lo scenario che in questo momento voi cercate in ogni modo, in tutti i modi di scongiurare. Sì, noi abbiamo un'opinione molto chiara e la rappresentanza del gruppo parlamentare ieri ha esplicitato la nostra posizione anche al Presidente della Repubblica nelle consultazioni. Noi pensiamo che il muro di incomunicabilità che c'è stato negli ultimi anni tra 5 Stelle e centrosinistra sia stato un errore e in modo particolare nel 2018 è stato un clamoroso sbaglio che ha consentito la saldatura tra 5 Stelle e Lega. Non è una posizione nata nelle ultime ore, non è un cambio repentino dell'ultima settimana,
è una posizione che noi esprimiamo da molto tempo, voglio ricordare il 2013, perché centrosinistra e 5 Stelle si sono parlati in tante occasioni. Nel 2013 fu Bersani, dentro una crisi, non c'era una maggioranza possibile, prima di far nascere altre ipotesi provò il famoso streaming, quindi noi siamo dell'opinione che questo può far bene alla democrazia italiana, che far cadere... Stiamo parlando di un'era politica fa, praticamente. Ma lo voglio dire perché rivendico una coerenza, sì. Una coerenza di idea. Cioè noi abbiamo un'impostazione politica, l'avversario per noi è la destra. Noi siamo tra quelli che credono che ancora esista destra e sinistra. Per me l'avversario in Italia è Salvini, che è l'alleato italiano di Le Pen e di Orban, che dal mio punto di vista è la destra, diciamo, più netta, più forte... dal mio punto di vista quella peggiore che c'è in Italia e in giro per l'Europa, siccome l'avversario è la destra e siamo in un sistema sostanzialmente tripolare, o tu dialoghi con l'altro polo che sono i 5 Stelle, oppure, come è avvenuto nel 2018, ti consegna ad un'alleanza tra destra e 5 Stelle e stai tu all'opposizione. Però, e Speranza, le politiche sono quelle che abbiamo visto. Vado a memoria, proprio in quel 2013, no? Lei era capogruppo del Partito Democratico. E io mi ricordo, ce lo ricordiamo un po' tutti, soprattutto Ilario Lombardo che segue il Movimento 5 Stelle, una scena che è passata un po' alla storia politica parlamentare, cioè Alessandro Di Battista che irrompe in sala stampa, la blocca, non mi ricordo qual era il tema in discussione in quella fase, si doveva ancora formare il governo o si era... No, credo che il governo si fosse già formato. Io le faccio questa domanda per capire. Allora, rispetto a quei tempi, quei toni, quell'aggressività, quel modo, diciamo, di concepire anche la politica, lei pensa che all'interno del Movimento 5 Stelle quella fase sia finita? Ma io penso che 5 anni in Parlamento e questa esperienza di governo abbiano cambiato in molti l'approccio rispetto alle istituzioni. Loro sono entrati, quell'episodio fa riferimento ai primi mesi della legislatura, io lo ricordo benissimo, fu uno scontro epocale con Di Battista, ma di scontri in aula ce ne sono stati tantissimi. Io penso che in quell'occasione non aver fatto nascere quel governo... poi fece pagare un prezzo enorme al centrosinistra, che fu costretto a fare il governo con Berlusconi. Ed è lì che iniziò un pezzo della crisi, secondo ormai me, del centrosinistra. Ormai digeriscono tutto i 5 Stelle. Io penso che noi dobbiamo provare a ripartire di là. E quindi che cosa dico? Dico che anche oggi non è facile. Attenzione, io vedo anche sui giornali, sembra che questo accordo è già fatto. Io penso che questo accordo sia molto complicato e che i paletti di questo accordo devono essere chiarissimi. Se non sono chiari, se non sono netti, l'unica strada sarà quella. E ci vuole del tempo. E ci vorrà un minimo di tempo. No, mi rivolgo ancora a Lina Palmerini, questo tempo ce l'abbiamo. Dopodiché io penso che... Secondo me, però, onorevole, lei deve dire, il problema non è soltanto il rapporto con i 5 Stelle, i paletti chiari, il nome del premier, il problema è anche all'interno del PD. L'agenda politica è decisiva per quanto mi riguarda. All'interno del PD, perché il PD è stato sempre l'epicentro di grandissime divisioni e di grandissime crisi. È inutile che ricordo il 2013, sono un esperto di questa materia. Deve dire anche questo, è un problema ieri del PD, dei rapporti politico, tra Renzi e Zingaretti. Però bisogna ieri c'è un fatto politico che non possiamo far finta di non vedere. Io conosco bene quelle dinamiche. Io oggi sono il segretario di un altro partito, quindi ho molto rispetto per il agli PD, italiani magari. Che considero il partito più grande della mia area, del centrosinistra, quindi c'è una situazione di rispetto. Però ieri succede un fatto rispetto a cui io non posso non esprimere un giudizio positivo. Immagino sia la direzione del PD. C'è un voto all'unanimità. Possiamo far vedere l'elenco del documento... C'è un voto all'unanimità che non avveniva, io non so da quanti anni, dentro questo l'elenco, partito. L'elenco che ha fatto Zingaretti per una base di trattativa con il Movimento 5 Stelle. Prego, prego, Speranza. No, dico, c'è un fatto politico e quindi c'è tutto un partito all'unanimità. Io non ricordo a mia memoria una volta in cui il PD ha votato all'unanimità. Ho una memoria, Prodi, diciamo, non lunghissima. Della Repubblica. Perfetto. Sappiamo come è andata. Dopodiché, ora bisogna andare a vedere le carte, non per fare un governo comunque sia. Noi non saremmo disponibili a un'opzione del genere. Io penso che se invece si parte dal merito, almeno su due grandi questioni fondamentali, primo questione sociale, lotta alle diseguaglianze, lavoro, secondo rivoluzione verde,
investimento sulla riconversione ecologica, ci può essere un terreno comune. Se c'è un terreno comune, io sono per andare fino in fondo. E lo ribadisco, questa è una linea che noi abbiamo da sempre e che è una linea che parte da una presa d'atto di quella che è l'Italia di oggi. Ma chi è che però, può Lombardo, non essere d'accordo con la rivoluzione? Un attimo, Lina, no, perché io infatti vorrei fare con Ilario Lombardo proprio l'elenco praticamente dei nodi, ovvero l'elenco che ha fatto ieri il Partito Democratico, per cercare di capire, lo facciamo interprete insomma dei pensieri del Movimento 5 Stelle. Allora, sull'Europa sostanzialmente ci siamo, la fase del Movimento 5 Stelle antieuropeista, fuori dall'euro, quella fase diciamo è finita. Ieri Salvini gli ha dato, la Lega ha dato una mano perché è uscito Borghi con una nuova intervista e ha rispolverato. Tra l'altro Borghi ha riaperto un'altra volta, anche qui ieri in studio, qui da noi, all'ipotesi, vabbè, potremmo anche rivedere un rimpasto. Certo, vabbè, qual è l'obiettivo dichiarato della Lega nelle ultime ore? Far credere che ci siano ancora degli spiragli, perché ci sono obiettivamente una minoranza del Movimento 5 Stelle che ancora spera e ha un'interlocuzione con la Lega. Comunque ieri Borghi ha fatto questa intervista in cui di fatto ha rilanciato l'uscita dall'euro e questa cosa ha a spingere diciamo il Movimento 5 Stelle verso il Partito Democratico. Democrazia rappresentativa. Questo è un problema, infatti sarà interessante, ma di tutta la questione, faccio una premessa, di questi 5 punti la cosa interessante è che ancora Di Maio non ha risposto, sono passate 24 ore. E infatti ore anche oggi in un'intervista di Zingaretti sul Messaggero, esatto. Di Maio cosa dice? Fa notare Zingaretti che non aver ricevuto una risposta. E questo perché? Perché ieri mattina quando la direzione ha votato ed è stato presentato il documento, il Movimento 5 Stelle è rimasto spiazzato perché non si aspettava una mossa del segretario del Partito Democratico di questo tipo e soprattutto così rapidamente prima delle consultazioni. Quindi lui ha presentato e quindi ha fatto quello che si stava preparando a fare il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si vanta sempre di ragionare sui contenuti, di dire questi sono i nostri punti, chi vuole stare con noi deve votare queste leggi con noi e via dicendo. L'ha fatto Zingaretti spiazzandoli. Il tema della democrazia rappresentativa è un tema interessante perché ovviamente non a caso è nei 5 punti, perché è il grande tema di discussione all'interno del Movimento 5 Stelle e il grande timore nei confronti del Movimento 5 Stelle, perché Casaleggio Davide, che attualmente è considerato all'interno dei vertici del Movimento 5 Stelle di chi prende le decisioni per il futuro del Movimento, qualche tempo fa ha di fatto decretato la morte della democrazia rappresentativa, o se l'ha auspicata la morte della democrazia rappresentativa per una vaga idea di democrazia digitale. Era un'intervista alla Verità di un anno e mezzo fa, presso a poco. Sì, forse qualcosa di meno. E quindi sarà interessante capire se nella risposta del Movimento 5 Stelle ci sarà una risposta anche su questo punto, perché è ovviamente un modo per stanare i grillini dal punto di vista del Partito Democratico. Su ambiente ci siamo, gestione il terzo dei punto. Flussi migratori è il problema, l'altro problema è la gestione dei flussi migratori, perché è lì la discontinuità che chiede anche Zingaretti. Lì quando parla di discontinuità e tu metti come punto gestione dei flussi migratori, secondo me il primo scalpo politico che vuole il Partito Democratico è comunque una revisione del decreto sicurezza bis, cosa che non è difficilissima visto che Mattarella comunque li ha aiutati segnalando alcuni punti che non hanno, diciamo, costituzionalmente non così solidi nel decreto sicurezza quando è stato firmato dal Colle. Sul lavoro, e lì è il ruolo di Luigi Di Maio, perché poi torniamo anche al fatto, Zingaretti lo ha ripetuto, cioè il veto è su Conte, cioè, Di Maio invece lo vorrebbe dentro. Come dimostra quello che ha detto l'onorevole Speranza, lavoro e sostenibilità ambientale, quindi transizione ecologica, sono temi che già nella sinistra e soprattutto sono al centro del dibattito europeo della sinistra, come un dibattito che vuole recuperare questi temi dopo la terza via di Tony Blair, diciamo si vuole recuperare molto soprattutto sul tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale e della riconversione anche green dell'economia. E su questi temi ci saranno diciamo dei posizionamenti del Movimento 5 Stelle, ma la convergenza è quella forse più semplice. Certo, il Partito Democratico è il partito del Jobs Act, quindi per il Movimento 5 Stelle è una parte del Partito Democratico. Però va detto che il Movimento 5 Stelle ha governato, però il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, che se il Partito Democratico ha avuto un dibattito interno per eliminare l'articolo 18, diciamo che nella Lega ci hanno messo un secondo proprio a cancellare l'articolo 18. In una battuta, Speranza, il decreto dignità è molto meglio del Jobs Act?
Ma il Jobs Act è un disastro, i risultati del decreto dignità a me non sembrano risolvere il problema, cioè il tema di fondo è che aumentano i lavoratori ma diminuiscono sempre le ore lavorate, il che significa oggettivamente che la precarietà però aumenta. Però posso dire, io mi sarei aspettata che lei, l'articolo 18 non è stato ripristinato dal decreto dignità. C'è stato un emendamento in aula firmato da noi a cui il governo con Fantastico. Di Maio che era seduto, io lo ricordo perché l'ho presentato, Fantastico. Con Di Maio seduto ai banchi del governo, gli abbiamo detto hai fatto la campagna elettorale dicendo che rimetti l'articolo 18, basta dire sì ai tuoi gruppi e questo articolo 18 è di nuovo introdotto. E Di Maio l'ha bocciato, quindi questa è la verità. Allora, rientriamo sul dibattito poi all'interno del Movimento 5 Stelle con le parole di Buffani di ieri e soprattutto sull'intervista insomma, che farà molto parlare di Paola Taverna oggi sul Fatto Quotidiano. Pochi minuti e rientriamo. Noi abbiamo definito la manovra economica che se si vota la Lega è in grado di offrire agli italiani, numeri alla mano, fondata su un taglio di tasse, su investimenti e opere pubbliche per 50 miliardi di euro. Ambiziosa sì, coraggiosa sì, fondata sul buonsenso, sullo sviluppo, sulla crescita. Leggo che altri si accontentano di non aumentare l'IVA. Il mondo dell'impresa, della produzione e del lavoro italiano ha bisogno di pagare meno tasse e di una vita più semplice. Quindi lasciamo agli altri i discorsi sulle poltrone. Noi le poltrone le abbiamo rimesse in mano al popolo italiano. Speriamo che si voti il prima possibile, perché qualunque governo nasca è un governo contro. È un governo contro la Lega e contro il futuro. Quindi noi i governi li facciamo per. Detto questo, continuo a impormi il non rispondere agli insulti altrui e il gruppo parlamentare della Lega, sia al Senato che alla Camera, è assolutamente, totalmente compatto, orgoglioso del lavoro fatto, ma soprattutto orgoglioso del lavoro che rimane da fare. Lo sconforto lo lascio nelle sedi dei partiti che eventualmente dovranno spiegare ai loro militanti, a 60 milioni di italiani, un inciucio senza senso, senza un programma comune. Leggevo i punti proposti a Zingaretti, ecco, 5 Stelle. Sparisce il taglio dei parlamentari, sostanzialmente. Ma come? I 5 Stelle fino a ieri ci hanno detto che era fondamentale tagliare i parlamentari, l'abbiamo votato 3 volte. Ancora ieri in Senato ho detto votiamo i parlamentari, come ha detto Di Maio, tagliamo i parlamentari e poi andiamo al voto. E nelle proposte del PD c'è subito lo sberlone, niente referendum e niente taglio dei parlamentari. Andare in TV. E questo è l'incontro che ha avuto ieri con la stampa Matteo Salvini fuori da Montecitorio e parlava appunto di questo elenco, l'elenco che abbiamo fatto prima, la proposta da parte del Partito Democratico. Ci torna anche Paola Taverna oggi sul Fatto Quotidiano e Paola Taverna, insomma, vice presidente del Senato, storica del Movimento 5 Stelle, i 5 punti del PD sono vaghi, non dicono nulla, ora la parola a Conte e agli iscritti. Sono molto vaghi, devono inserire anche la pace nel mondo, non mi dicono nulla di particolare. Gli scenari ora sono quelli previsti in una repubblica parlamentare e bisogna attendere le consultazioni al Quirinale. Spero però che il Movimento abbia il tempo necessario per consultare i propri iscritti. Qualunque decisione verrà presa, sarebbe molto importante sentire il parere della gente sul web, sulla piattaforma Rousseau. E allora io qui interrogo nuovamente Lombardo e Lina Palberini per capire, legittima la richiesta da parte della Taverna di interrogare Rousseau, visto che insomma è stato interrogato più volte anche su questioni secondarie rispetto alla formazione di un governo, però bisogna cercare di capire quelli che sono i tempi. Poi vengo da lei, Mallegni. Sì, no, è un altro argomento di dibattito all'interno dei gruppi parlamentari, perché proprio l'altro ieri sera, quando c'è stata un'assemblea dei deputati alla Camera, è stato oggetto di discussione. La stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari del Senato e della Camera è favorevole all'accordo con il Partito Democratico. È proprio perché sa che invece c'è una minoranza, ma che conta e pesa tanto a livello di nomi nel Movimento 5 Stelle, che invece è un po' scettica sull'ipotesi di andare con quello che è sempre stato il vero nemico del Movimento 5 Stelle, che è il Partito Democratico, e allora temono che, questa intervista rivela che è così, che qualcuno
leggi Di Maio voglia mettere in votazione sulla piattaforma Rousseau, sapendo che, a differenza dei gruppi parlamentari, la base degli iscritti che vota sulla piattaforma Rousseau, che è la piattaforma, ricordiamolo, quella diciamo su cui vengono prese le decisioni politiche del Movimento 5 Stelle, che è gestita da Davide Casaleggio, la base degli iscritti sia spaccata e forse sia favorevole invece all'ipotesi di andare a votare o addirittura di ritornare con la Lega. Quindi c'è cioè, più, ovviamente la maggior parte della base degli iscritti, secondo quelle che sono delle voci interne del Movimento 5 Stelle, sarebbe favorevole al ritorno alle urne, proprio per un... E infatti io a questo volevo fare riferimento anche a Lina Palmerini, cioè in questo momento, in questa fase, quello che serve a Mattarella in questo momento sono parole chiare. Adesso il Movimento 5 Stelle ha la forza al suo interno di andare con una voce unitaria e dire... Sì, vogliamo fare questa trattativa, perché Mattarella ha fatto sapere a più riprese, o lunedì ci si presenta con un nome comune oppure si va al voto. Allora, innanzitutto rispetto a quello che diceva Ilario, magari lui ne sa più di me, ma ho visto che anche Grillo si è esposto per l'accordo con il PD. Certo, quindi Grillo è il primo sponsor di questo accordo. Quindi secondo me lui è uscito proprio per trascinare la base, certo, al di là dei parlamentari, proprio per motivare la base e per orientare il voto sulla piattaforma Rousseau. Mi pare un elemento fondamentale. Riguardo a quello che tu dicevi, se Di Maio avrà oggi la forza di dire una parola chiara, la dovrà trovare questa forza, perché l'unica cosa che diciamo è molto chiaro su queste consultazioni è che Mattarella non vuole assolutamente una riedizione dello scorso anno, per una motivazione comprensibile. Lo scorso anno c'era stato un voto politico, c'erano state delle elezioni politiche, quindi era anche diciamo doveroso dare tutto il tempo possibile ai partiti per cercare di formare un governo. Questa volta c'è una crisi di governo, tra l'altro incomprensibile a molti, e fatta in un momento diciamo inopportuno per le scadenze che ci saranno in autunno, insomma, senza che ripeto sempre le stesse cose sulla legge di bilancio. Quindi darà tempi molto stretti, e questo calendario stretto, queste scadenze serrate condizionano moltissimo i leader. Cioè, un conto è dire vi do il tempo di fare il contratto di programma, mettervi d'accordo, un conto è dire no, se avete intenzione lo dovete di formare un governo, questo tentativo deve essere detto davanti agli italiani, e dentro la prossima settimana dovete dare il nome del premier, che è uno dei nodi. Quindi Di Maio di fare qualcosa insieme, secondo me è obbligato questo tentativo, per motivi differenti. I 5 Stelle perché è l'unica possibilità oggi per evitare le urne, e il PD perché in ogni caso deve cominciare a dialogare con i 5 Stelle, anche in un'ottica futura, cioè se si dovesse andare alle elezioni è normale che la partnership, l'alleanza si fa con i 5 Stelle. Vado da Mastella. Dunque... Mastella, lei oggi in un'intervista proprio alla stampa parla della necessità in questo momento, in questa fase, di un governo di decantazione. Tra l'altro è il titolo dell'editoriale oggi di Michele Ainis, costituzionalista, in cui si chiede sostanzialmente un governo fatto, la sintetizzo, un governo fatto da figure tra virgolette diciamo secondarie, la proposta di Ainis, facendo riferimento al governo Goria, parliamo del 1987, insomma, un'era geologica fa, quasi, in cui sostanzialmente seconde figure, un governo che possa durare 6-8 mesi, in modo tale da cristallizzare un po' le posizioni e dare poi la possibilità, diciamo, ai leader di dialogare. Ma guardi, la mia opinione è molto semplice, cioè indubbiamente siamo in uno stato di vicenda politica innaturale. Innaturale è stato l'esercizio, diciamo, di questo inciucio che poi si è caratterizzato sul piano della grammatica che sembrava più serena ma in realtà spuria rispetto al fatto in sé, cioè quello di dire facciamo il contratto di governo, e parlo oramai di un secolo fa, cioè di un anno fa, nell'intesa di governo tra 5 Stelle e Lega. Qual è la mia opinione? Poiché sarà difficile probabilmente comporre tutti i tasselli di questo ibrido e di questo, come dire, animale un po' da Frankenstein che si ritrova in questo momento in tutti i partiti, nelle coalizioni da venire, in quelle che c'erano state, anche nel centrodestra, allora forse un governo di decantazione che consenta, che so, al PD di fare magari il suo congresso, agli altri utilizzare, come richiedono anche alcuni esponenti, la piattaforma di Rousseau per decidere,
E dopodiché se ci sono le condizioni politiche, c'è stata una assunzione di responsabilità. Ma Stella, ma chi se l'assume la responsabilità di questa legge di bilancio? Ma chi lo vota? E soprattutto chi lo vota, aggiunge Lina Palmerini. Ho visto governi di decantazione in cui tratti alcune cose, mi pare abbastanza evidente, e quindi ognuno deve assumersi responsabilità. No. Cioè, ma non la Lega vota il governo di decantazione. Un governo, non ci sia responsabilità. Non immaginate di qua quando si va a votare successivamente non ci saranno i problemi economici che sono afflittivi della condizione del nostro paese. Insomma, chiunque andrà all'esercizio del governo va a affrontare i problemi, non è che plana al di là delle difficoltà. Questo mi pare un elemento un po' retorico, un po' barocco di quello cui assisto in questo momento qua. Dopodiché se non facessero il governo, per quanto riguarda Forza Italia, o se neanche Mallegni, se il governo è istituzionale, la mia opinione è che sarebbe anche giusto che fosse all'interno, ma se il governo si configura come si configura politico, beh, evidentemente il governo politico cessa la maggioranza tra 5 Stelle e il PD, questo è il tratto che insomma secondo me non si conviene in questo momento, però facesso il governo politico. Ma Legni su questa proposta di Mastella e sulla posizione politica? Ma guardi, io prima non ho avuto modo di terminare. Ho letto i 5 punti del Partito Democratico, voglio vedere chi è contrario a 5 punti del PD, c'è scritto tutto il contrario di tutto, quindi è stato fatto di proposito per essere tutti d'accordo, ovviamente. Io di loro non mi sono mai fidato, né quando facevo il sindaco, né adesso in Senato, anche se eravamo tutti e due all'opposizione. Di loro bisogna sempre stare attenti. Quando c'è Renzi di mezzo, prometto che mi lascerò la politica, farò, brigherò, quindi bisogna mai fidarsi. Detto questo... Ma lei non fa parte di quel gruppo di Forza Italia un po' più vicino anche... a Matteo Renzi, no? Visto che sono uscite una serie di ricostruzioni, di stampa, di incontri, di cene. Senta, l'unica vicinanza che ho con Matteo Renzi è geografica, nel senso che io abito a Pietrasanta, che è città Medicea, e lui sta a Rignano sull'Arno, non mi ricordo che fosse città Medicea, però voglio dire, stiamo in Toscana tutte e due. Siamo ai tre quarti nobiltà. Io vado con tante persone, lei sa che sono uno tra i patron della Versiliana ormai da tempo, quindi ho tanti ospiti, li porto a cena volentieri. Sono andato a cena anche con Di Maio, voglio dire, se dove serviva. Vabbè, anche più coraggio, c'è nulla di male. A cena con Renzi. Detto questo, appunto, c'è niente di male. Detto questo, io ritengo che sia il caso di iniziare a parlare di questioni serie, perché al di là delle dichiarazioni di intenti, noi abbiamo tutta la questione europea che dobbiamo discernere, perché l'accordo passerà anche il 26 agosto per la nomina del commissario, non facciamo finta di nulla, che è uno degli elementi che il PD ha posto, quindi è inutile che facciano filosofi. Due, la questione ovviamente della finanziaria, perché abbiamo le clausole IVA, ma non solo le clausole IVA. Noi vogliamo capire, e le imprese lo chiedono, perché io lo dico con grande rispetto, ma tutti gli attori in campo, ma ce ne fosse uno che nella vita ha lavorato? Ce ne fosse uno, facciamo un elenco, non ce n'è uno che nella vita ha lavorato, quindi questo veramente è una roba un po' preoccupante. Anche dentro la Lega? E da imprenditore, in particolare... Vabbè, no, lo dico, nel senso che mi sembra giusto che non solamente guardare da una parte. No, ma io, guardi, infatti sono generalista da questo punto di vista, perché quando si dice che Forza Italia deve essere centrale e a guida del centrodestra, perché la guida è in mano a chi ha la patente, e la patente per guidare una nazione è fra coloro i quali hanno nella vita un'esperienza, hanno lavorato, hanno in qualche modo dato lavoro e hanno contribuito al prodotto interno lordo del paese. Perché è complicato se io le dicessi che ieri sera ho operato un paziente attraverso la cardiochirurgia vascolare, lei mi guarderebbe e direbbe: ma Legni è impazzito, perché ovviamente il paziente sarebbe morto, quindi voglio dire, è complicato. Io le dico che ci abbiamo la questione europea, ci abbiamo la questione dell'IVA, ci abbiamo la questione della pressione fiscale, ci abbiamo tutta la questione dei comuni, ci sono quasi 8.000 comuni in Italia che sono in grande difficoltà, perché questi fenomeni che hanno governato per 14-16 mesi hanno strozzato le amministrazioni territoriali, hanno fatto finta di eliminare il vincolo di bilancio, hanno fatto finta
di dare gli avanzi di amministrazione, hanno fatto finta di togliere la burocrazia, ma sono cresciute le tasse, sbagliata l'assetto burocratico, e ci stanno da gennaio in avanti, e questo nessuno ne parla, anche uccidendo sul piano della giustizia, perché se entra in efficacia la norma sulla distruzione della prescrizione e le parla uno, come lei ben sa, che alla prescrizione ha rinunziato per essere poi assolto per il fatto non sussiste, quindi la cosa non riguarda me, ma in un paese normale, se uno Stato non è in grado dopo 12 o 15 anni di dirti se sei innocente o se sei colpevole, forse sarebbe il caso che lo Stato si ritiri. Speranza, sulla proposta di... vorrei una battuta sulla proposta che ha fatto Mastella, insomma, sul governo di decantazione, se voi ci poteste entrare oppure no, e poi capire proprio su questo, riallacciandomi a quello che ha detto Manlegni, se sulla riforma Bonafede e su altre riforme che sono sul campo adesso, anche lì Partito Democratico, voi e Movimento 5 Stelle potete trovare un punto di convergenza. Ma io capisco il senso della proposta, ma non sono d'accordo, lo dico con grande nettezza. Per me o si ha il coraggio oggi di prendere il toro dalle corna e di dire che si fa un governo politico tra forze diverse, che hanno tante ruggini, che hanno avuto tanti scontri, tante differenze, trovando un terreno comune. A me piacerebbe l'idea di un governo di svolta sulle questioni sociali e sulle questioni ambientali, oppure è meglio andare al voto. È meglio andare al voto subito, perché fare un accrocchio di qualche mese, assumersi la responsabilità di una legge di bilancio complicata, immaginando di spostare il voto di qualche settimana favorendo solo la propaganda di Salvini, non avrebbe senso. Quindi per me la soluzione è molto semplice: o si ha il coraggio fino in fondo di un'assunzione di responsabilità, come io spero e come io vorrei lavorare perché avvenisse nelle prossime ore, e cioè che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico oggi vanno lì e dicono: ci proviamo. Nel giro di qualche giorno questo tentativo riesce, si fa un governo politico, oltre al PD c'è tutto il centrosinistra, ci saremo noi di Articolo 1, ci saranno altre forze, valuteremo come allargarla sul piano parlamentare il più possibile, ma un governo politico vero, forte, che prova ad affrontare i problemi del Paese. E nessuno mi parli di inciuci. Salvini che parla di inciuci fa ridere i polli, perché non è che quello di oggi sarebbe un inciuccio e quello di prima è quello che diceva anche Mastella prima, insomma, perché il contratto alla fine... Il governo di prima era un governo nato in Parlamento, non nato dalle elezioni, si erano presentati divisi e poi hanno fatto un accordo parlamentare. Anche in questo caso ci sarebbero forze che si sono presentate divise e fanno un accordo parlamentare. Fino a quando saremo una democrazia parlamentare funzionerà così? Lo dico perché Salvini fa sembrare al mondo che fino a ieri c'era un governo legittimo nato dalle elezioni e oggi c'è un governo illegittimo. Non è così, sarebbero due governi totalmente allora equivalente. chiedo a lei e poi a Manlegni, che tra poco saluterò sia lei che Manlegni, appunto su questo. Ma se si dovesse andare al voto domani, no? Allora a quel punto parte un'altra situazione, perché vuoi per la legge elettorale, vuoi per dinamiche, insomma, politiche che si sono create in questa fase, potremmo vedere all'interno degli altri contenitori, degli altri partiti, l'interlocuzione col Partito Democratico va avanti. Sì, noi saremmo dell'opinione di costruire un polo di centrosinistra nuovo, rinnovato, che non torni al passato, che abbia più coraggio, che capisca la lezione. All'interno di un partito insieme? No, io penso una coalizione, l'idea di una nuova coalizione, poi vedremo la modalità con la quale andare al voto, ma ci sono differenze dentro questa coalizione. C'è il PD, ma ci sono anche altre forze politiche, ci siamo noi della sinistra, c'è più Europa, ci sono i Verdi, insomma, ci sono varie sensibilità. Ma quel che è certo è che non si può dividere un campo di fronte a Salvini, che dice voglio pieni poteri. Non si può dividere il campo. Io penso che dovremmo lavorare per unire, se si va al voto, queste forze. Ma oggi, lo ribadisco, per me la priorità non è fare il favore a Salvini, che con un atto d'imperio voleva sciogliere le Camere come se fosse lui il capo dello Stato o avesse lui il 50% dei parlamentari, ma capire se ci sono le condizioni. E io non mi nascondo, lo dico alla luce del sole, non si tratta di fare un accordicchio, ma si tratta di fare un accordo politico vero, di assumersi fino in fondo la responsabilità nei confronti del Paese, dicendo quali sono le priorità, quali sono le persone, a partire dal Presidente del Consiglio naturalmente, e presentarsi con serenità di fronte al Paese. Siamo una Repubblica parlamentare.
parlamentare. Fin quando saremo una Repubblica parlamentare, i governi si fanno in Parlamento. Se poi una maggioranza e il popolo italiano sarà d'accordo, cambierà la Costituzione e diventeremo una Repubblica presidenziale, a quel punto chi guida il governo lo deciderà direttamente. Ma il Legni, popolo non è battuta, mi dica se questo schema è esatto. Il centrodestra si presenterà con una coalizione Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, più cambiamo il movimento di Toti con Salvini Premier? Ora su cambiamo lascio aperte le porte dell'incertezza. Cioè Toti non potrebbe far parte di questa alleanza? Io, dopo quello scontro. Ma non lo so, io spero che siamo più possibile, però voglio dire, uno che fino a ieri ha sputato addosso a Forza Italia, eccetera. Comunque va tutto bene, l'importante è essere alternativi alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, eccetera. Io dico la verità, in tutto quello che ha detto Speranza sono d'accordo solo su una cosa. Sono d'accordo sul fatto che non possiamo definire un governo che nasce adesso un inciucio, sarebbe contro le regole costituzionali. È un governo, punto. Io credo che la cosa più assurda sia stato farlo nascere un anno fa. Perché vedere la Lega che governa col Movimento 5 Stelle è una roba, è come se io anziché camminare sulle gambe camminassi sulle mani quando esco la mattina o guidassi la macchina a marcia indietro, cioè non aveva senso e si è visto poi nei provvedimenti. Guardi, noi abbiamo di fronte, e spero che quello che ha detto alla fine Speranza possa essere, mi passi il termine, sì, una speranza per i prossimi anni se ci sarà un governo, che è quello di eleggere direttamente il capo dello Stato o il Presidente del Consiglio, quindi il Primo Ministro, perché siamo l'unico paese che nasce di Forza Italia, Mallegni, che sento questa proposta da parte di Forza Italia. Cioè la svolta presidenzialista da parte di Forza Italia, guardi, è un vecchio refren. Sì, è un refren, però io che ho fatto il sindaco fino a ieri, praticamente, fino a un anno fa, ho sperimentato che essere eletti direttamente dai cittadini è un fatto importante, ma non per avere i pieni poteri, perché questo secondo me è dovuto all'insolazione agostana, ma per avere una stabilità di governo in un rapporto con i partner europei che non possiamo sicuramente abbandonare, perché ho sentito anche Borghi che parlava ancora di uscire dall'euro, eccetera, però non l'ho visto abbronzato, quindi lì ci sono altri problemi, quindi non è stato un problema di insolazione. Grazie Mallegni, grazie Mallegni, sono in ritardissimo con la pubblicità, grazie a Massimo Mallegni, ma con prospettive diverse. Grazie a Roberto Speranza, grazie, pochi grazie. Minuti e poi ci raggiungeranno degli altri ospiti. Quello che ci ha fatto male è stato questo tradimento che abbiamo subito da Salvini, che ha tradito anche gli italiani, per tornare il giorno dopo da Berlusconi. Ecco, questo mi ha fatto molto male, non lo nascondo, perché noi ci avevamo messo la faccia per questo governo del cambiamento, invece evidentemente qualcuno ha messo gli interessi del partito prima di tutto, e questo spiace. Noi non abbiamo paura di prenderci le nostre responsabilità davanti al Paese, se si possono fare le cose. Sentivo prima il dottor Mentana che diceva che si può fare un governo per evitare le elezioni. No. Io credo che si può fare un governo se si possono fare le cose per gli italiani, altrimenti non lo prescrive il medico di stare al governo, e quindi io non vedo preclusione a nessuna ipotesi. Se noi ci eravamo candidati con 20 punti, con degli impegni presi con gli italiani, siamo una Repubblica parlamentare, io sto sentendo qualcuno che grida all'inciucio, alla difesa del poltrone. Questo mi dà fastidio per due motivi. Uno, perché la Lega senza il Movimento 5 Stelle non sarebbe stata al governo quest'anno, non vorrei ricordarlo perché aveva preso il 17%. Seconda cosa, se tu vuoi giustamente staccarti dalla poltrona e chiedere che cada il governo, ti dimetti da ministro immediatamente. Invece a tutt'oggi non si sono dimessi, anzi il paradosso, ad esempio, uno come Centinaio addirittura ha fatto delle nomine alle agenzie che ripartiscono i fondi all'agricoltura in questi giorni, per dire come, insomma, avevano delle altre priorità. Forse hanno fatto male i conti e noi comunque, ripeto, parleremo col Presidente e capiremo cosa si potrà fare, ma solo se ci sono i presupposti per fare le cose, altrimenti io non vedo motivo per stare al governo se non si possono fare le cose. Certo, adesso scoprire che il nostro ex partner di governo ha una manovra pronta da 50 miliardi è straordinario,
abbiamo appena evitato un'infrazione insieme e adesso ha trovato 50 miliardi. Ho scoperto che Borghi adesso vuole uscire dall'euro. Allora, questa è Stefano Bufagni, intervenuto ieri durante lo speciale del TG che seguite le consultazioni. Mi dà anche il destro per ricordarvi che anche oggi dalle 14 lo speciale condotto da Enrico Mentana. Do il buongiorno agli ospiti che ci hanno raggiunto, al vicepresidente della Camera Ettore Rosato, buongiorno, buongiorno. Partito Democratico, e il capogruppo della Lega al Senato, buongiorno, Massimiliano Romeo. Buongiorno a tutti. Allora, io ripartirei proprio dall'ultima battuta fatta da Bufagni. Abbiamo visto Salvini, abbiamo visto l'incontro che avete avuto con i giornalisti, con la stampa ieri davanti a Montecitorio. Dove li trovate questi 50 miliardi? Allora, partiamo dal presupposto che il tradimento, dal nostro punto di vista, è stato quello molto probabilmente che si era consumato in Europa, dove oltre al voto dei 5 Stelle insieme a, diciamo così, a Forza Italia e al PD su Ursula von der Leyen, alla fine si è consumato anche nel fatto che ormai il Presidente del Consiglio Conte si era accordato con l'Europa per stare nei famosi numerini che l'Europa ci chiede sempre, ossia bisogna stare sotto l'1,8, 1,7. Che voleva dire che cosa? Cosa voleva significare questo? Che a parte scongiurare l'aumento dell'IVA, sostanzialmente non si poteva fare più nulla. Quindi nessuna riduzione delle tasse, nessuna manovra shock di un certo tipo che potesse in qualche maniera far crescere l'economia e quant'altro. Quando invece, diciamo così, la filosofia un po' populista, uso questo termine, che aveva contraddistinto la manovra economica precedente, era quella di cercare di sforare, no? di stare sotto il 3%, ma andare sopra il 2%, e ha detto anche di molti, se si andava sopra il 2% ma riducendo le tasse sarebbe stato meglio che, per esempio, fare manovre assistenziali come abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi c'è stato un cambio di rotta. Cioè, l'anno scorso andava bene fare la battaglia al 2,4, cercare di trovare in qualche modo quelle risorse che servivano per mettere in sicurezza degli aspetti sociali che noi condividiamo, abbiamo condiviso. Quest'anno c'è stato evidentemente uno spostamento, questo noi l'abbiamo capito prima, di Conte su una visione, come viene definita, più europeista. Infatti non è un caso che ieri la senatrice Utenberger abbia detto: noi siamo disponibili a un Conte bis perché noi vogliamo un governo che sia molto più vicino alle istanze dell'Europa e quant'altro. Quindi vuol dire che qui il tradimento si è consumato prima, cioè è chiaro che la rottura del governo si sarebbe avuta inevitabilmente. E perché non l'avete, l'avete presentata prima questa, tradimento? Questa operazione noi l'abbiamo verificata, si sa benissimo che è stato il mese di luglio, che è stato il mese da fine giugno a luglio, che è stato il mese nel quale queste ormai erano le scelte che si stavano prendendo. Conte era andato in una direzione molto più autonoma, questo è abbastanza evidente, aveva già fatto l'accordo con la Merkel e con tutti quanti, quindi noi ci saremmo ritrovati ad una manovra economica nella quale la Lega non sarebbe stata nelle condizioni, come volevamo noi, quindi di avere un ampio respiro, una flessibilità intelligente, chiamatela come volete, il togliere il tema degli investimenti da quello che era il rapporto, diciamo così, deficit-PIL, che è quello che chiedono anche molti paesi europei, quindi ci saremmo trovati nelle condizioni di non poter ottemperare a quelle che erano le promesse che noi avevamo fatto, qual era il disegno della Lega, perché questo è molto chiaro. Quindi quando uno si accorge... In questo Borghi ieri ha fissato qui da noi come punto di partenza l'intervista di Tria di un mese fa, quella della sera, in cui sostanzialmente ha detto non si fa la manovra in deficit. Questo è il punto. Cioè, allora, perché l'anno prima c'era una visione di un certo tipo e poi improvvisamente tutto è cambiato? Il che mi fa pensare che probabilmente un certo tipo di accordo, noi lo diciamo Renzi-Grillo, un qualcosa, si stesse muovendo prima, si stava preparando prima, e quindi inevitabilmente noi a settembre-ottobre avevamo detto: oddio, come facciamo a fare la manovra? L'avevamo detto che non è una manovra che non prevedeva il taglio delle tasse, quindi che desse veramente quello shock che serve per riprendere il paese, non l'avremmo mai votata. Si sarebbe consumato due mesi dopo. Quindi quando ci siamo accorti di questo, in assoluta trasparenza, perché la politica è anche coerenza, senza fare calcolini, è il primo di agosto dopo le europee, perché sennò sembrava che... Dopo il decreto sicurezza bis. Ascolti, sì, ma dopo anche una mozione che
5 Stelle hanno fatto sostanzialmente disfiducia nei confronti del proprio Presidente del Consiglio sul tema della TAV, dopo che lui aveva dichiarato che la TAV si faceva, è arrivata una mozione dicendo non la facciamo, quindi già quello in politica, io non lo so, c'ho qui Rosato che politicamente ha sicuramente molta più esperienza di me, però quando succede una cosa del genere, in genere il Presidente del Consiglio deve prendere e dire vado a dimettermi perché c'ho il partito di maggioranza. Guardi, le do una notizia, Romeo, un attimo, un secondo, perché più esperienza di Rosato, non si offenderà, Rosato c'è la Mastella, che è collegato con noi. Che è collegato con noi. Mastella, mi dici in una parola, cioè, l'immagine che l'ha colpita di più dell'altro giorno dal Senato, insomma, il discorso di Conte, le facce di Salvini, la mozione di sfiducia ritirata poi in serata, le ultime parole di Conte a Salvini, tu non hai il coraggio, allora lo faccio io. Cos'è che le è rimasto più impresso? Ma tutto, perché è veramente un inedito. Io ho avuto lunga esperienza di vita parlamentare, di vita politica, però mai ho assistito a situazioni, a fotogrammi apparsi agli occhi degli italiani così, che incrociano circostanze, non voglio dire i limiti della Costituzione, ma insomma i limiti di quello che è lo stile parlamentare. E quindi la scazzottatura che c'è stata tra Premier e Vice Premier, Salvini che sedeva al banco del governo. Io devo dire la verità, in questo senza offendere nessuno, per l'amor di Dio, ci ho detto prima che Forza Italia, secondo me, o il governo istituzionale o viceversa, è giusto che faccia opposizione e recuperi un'intesa dove però non sia marginale e decide soltanto Salvini, questo mi pare evidente. Però voglio ricordare la mia esperienza. Se uno vuole la caduta del governo, si dimette dal governo, questo io lo feci. Cioè quando per ragioni, peraltro fuori dalla politica, per un complotto di alcuni magistrati, e mi riguardo, io mi dimisi da ministro e dopo un po' cadde il governo, in questo caso dissi non cadere. Oppure se cade, cade per ragioni completamente diverse. Però non si può attestarsi su una linea, questa è la contraddizione, lo dico anche al gruppo della Lega, non si può votare, è vero il dato che 5 Stelle ha sfiduciato di fatto sulla TAV il Presidente del Consiglio, ma è anche vero che voi avete votato la fiducia 2 giorni prima per quanto riguarda il decreto sicurezza e dopo 2 giorni la sfiducia rispetto al governo. Cioè insomma queste cose sono contraddittorie, cioè non è soltanto uno stile, una modalità, cioè lasciano perplessi tutti, anche quelli che hanno avuto benevolenza e tanta nei vostri riguardi. Quindi bisogna riassommare le fila. Probabilmente se fanno un governo di 5 Stelle, il PD, ed è un governo politico, forse ritorna in campo un'idea di un centrodestra e un centrosinistra, un centrodestra dove non ci può essere insomma un modo sferzante, ognuno ha un suo stile, la sua modalità, però insomma ci deve essere rispetto da parte di tutto e tutti, e per quanto mi riguarda esempio il rispetto del Mezzogiorno, che non ho visto e non vedo assolutamente da nessuna parte. Bisogna ragionare sulla autonomia differenziata, su regioni meridionali, non soltanto su quelle del nord, quindi cambia completamente tutto, ma cambierà completamente tutto? Si andrà al voto? Non lo so, io continuo a ritenere che se si va al voto, voglio dire, quello che è apparso una forma di umiliazione da parte nei confronti di Salvini sarà la resurrezione di Salvini, perché se Zingaretti o Di Maio portano i partiti a non incrociarsi nei loro destini e ad andare comunque per una serie di ragioni, perché il diavolo è sempre la coda del dettaglio, io credo che saranno ammazzati gli uni e gli altri, perché il PD si spacca, ve lo assicuro, il PD si spacca a questo punto di vista nel momento in cui si va al voto, e al tempo stesso 5 Stelle prenderà un terzo dei parlamentari che ha preso, anzi pure meno di un terzo. Se questa è la strategia, allora chiediamo direttamente al PD, perché Salvini, però è una vicenda loro, ecco. Intanto vorrei dire a Rosato se ha visto opinione. C'è questo dissidio tra 5 Stelle e sul nome del Presidente. Sì. Conte ha dimostrato anche una sua dignità, devo dire. Però se poi da questo punto di vista Draghi è la persona giusta per ragioni economiche. Ma Draghi ha già fatto sapere insomma che al momento non è disponibile. E proprio su questo vorrei parlare Conte. Non so se hai visto la prima pagina, Rosato, del Fatto Quotidiano. Allora, falsa partenza, Zingaretti, Conte no, Renzi, Conte sì. Si tratta sul nuovo governo, il segretario viene smentito dall'ex e lancia 5 punti vaghi. Mattarella vuole un nome entro lunedì. Quindi, Conte va bene? Guardi, la direzione del Partito Democratico ha votato un documento, noi ci attestiamo sul fatto che il segretario faccia le trattative e le faccia nella maniera migliore possibile. Tutto il resto restano nelle indiscrezioni e nei titoli di qualche giornale.
Quindi la trattativa in mano a Zingaretti ha l'onere e direi anche l'onore di guidare il partito e di attivarsi in questa trattativa nel modo migliore. Adesso mettere elementi che complicano le cose io non lo faccio senz'altro. Quindi il veto sui nomi, comunque la linea resta quella. Nel senso, le cose nomi. Che ha detto anche Zingaretti, non la è un discontinuità. Veto sui nomi, è una discontinuità che mi sembra normale, evidente. Sì. Cioè, quando si parte con un nuovo governo bisogna partire con una nuova linea, con nuove volti anche per dare il segno di questa discontinuità. Senta, oggi Antonio Polito parla di un esame di serietà per tutti quanti i partiti sul Corriere della Sera e scrive: 5 Stelle e Lega fecero un pastrocchio e lo chiamarono governo, contratto, camera di compensazione delle divergenze, premier pescato nella società civile e perfino una bozza di programma che prevedeva di farsi cancellare 250 miliardi del nostro debito pubblico. Ci furono raccontati come il cambiamento, invece erano le basi certe per l'insuccesso, la confusione e la paralisi. Difatti l'esperimento così male è andato così male, perfino la sua fine ha avuto momenti tragicomici. Non basta una convergenza casuale, contingente e ipocrita di interessi in competizione tra loro, e oggi ottenerli è anche più difficile di un anno fa. Io parlo a nuora affinché suocera intenda, come dice un vecchio proverbio italiano, cioè nel senso che sempre tutto validi. Sempre validi. Quello che scrive Polito attualmente è assolutamente valido anche per Partito Polito Democratico. Scrive delle cose serie, peraltro che ci costano tuttora, perché quella frase sui 250 miliardi di euro da cancellare ha fatto alzare lo spread di 100 punti quel giorno, che sono punti che ancora oggi ci costano circa qualche miliardo di euro l'anno. Però Polito chiede perché dovrebbe funzionare adesso e non ha funzionato in questo governo. Questo lo vedremo. Io non sono quello che dice sicuramente andrà tutto bene. È un'operazione molto complicata perché partiamo da punti di vista molto differenti, due partiti che sono, intanto vedremo se si arriva a un accordo. Sono partiti che hanno obiettivi molto differenti, sono partiti che hanno modi di fare molto differenti, però o si mette al centro un interesse che è reale, che è oggettivo, che è davanti agli occhi di tutti. Cioè, solo la Lega può pensare che sia ininfluente andare a elezioni in questo periodo, quando noi dobbiamo trattare sul commissario europeo, dobbiamo fare la legge di bilancio in una situazione comunque complicata per le clausole di salvaguardia che ci hanno lasciato, che sono raddoppiate rispetto agli anni precedenti. Con una promessa velleitaria che a me, io sono stupito quando ho sentito ieri Salvini che lui ha la soluzione, che mentre gli altri nelle tre ore dopo aver dimissionato il governo, nelle tre ore lui aveva trovato 50 miliardi. Io sono restato affascinato da questa capacità che anche oggi abbiamo sentito. No, infatti lo vorrei chiedere a Palmieri, perché io non ci sono riuscito a farmi dire da Romeo questi 50 miliardi. Glielo dico io dove sono. Ma ci sono i 23 miliardi dell'IVA. Sì, più quelli, più i 23 miliardi dell'IVA, più soldi per i 23 miliardi di IVA, voi sapete. Più bene che il MEF li ha già trovati, sì, cioè, e ci ha già fatto capire che ci sono. Allora, adesso scopriamo, no, oggi dovrebbe aumentare di sono nel debito pubblico degli italiani. Aumenteremo il debito pubblico degli italiani e di conseguenza lì ci sono i soldi. Romeo, ascolti, una grande soluzione. Tria ha detto: aumentiamo l'IVA se vogliamo trovare dei soldi per poter fare la riduzione delle tasse. Attenzione, quindi. Le clausole di salvaguardia, le risorse sono già lì, sono scongiurate. Il problema è quello che la manovra è già pronta. No, scusi, mi perdoni, la manovra è già pronta. I soldi per le clausole di salvaguardia, 23 miliardi, ci sono. Allora, se solo pronta, che dopo quello, restare al governo. Perdonami, dopo quello non fai più nulla. Visto che noi invece volevamo ridurre le tasse, noi volevamo che l'Europa ci desse quella flessibilità in più. Certo, l'abbiamo detto, si va anche un po' in debito, ma riducendo le tasse aumenta il PIL e si copre tutto e si recupera. Mentre Tria, andare in deficit, anziché fare l'1,8, noi possiamo fare il 2,3, il 2,4, il 2,5, scusi. Ma certo che lo dobbiamo, certo che non lo dobbiamo concordare, questo è evidente. Però nel momento in cui il presidente Conte e qualcuno aveva già concordato che si stava sull'1,7, mi perdoni, noi... con molta chiarezza, linearità, la politica è molto più semplice di tutti i giochini di quello che si vuol far credere.
quando tu fai le cose e il governo stava andando Posso fare un'obiezione? Quando il governo faceva le cose e andava avanti in un certo modo, è giusto, si va avanti. Poi quando ti accorgi che improvvisamente si blocca un po' tutto, l'esempio ieri della Gronda a Genova è la testimonianza evidente sul tema delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche, e non riesci più ad avere le stesse idee su una manovra economica, con molta coerenza, un partito che non vuole stare lì solo a occupare il potere e dire sto al governo tanto per starci, io ho promesso agli italiani che volevo fare una cosa, quando mi accorgo che questa cosa non riesco a farla, tolgo il disturbo, poi tutti i giochettini, democrazia parlamentare, la Costituzione, possiamo restare sul merito, va benissimo. Tria, la stessa intervista, la fece nel 2018, identica, disse le stesse identiche cose, sì, dopodiché voi avete festeggiato sui balconi, noi non abbiamo festeggiato. No, ma che è quello il punto. Avete festeggiato sui balconi, avete abolito la povertà e abolito le pensioni, tutto quello che volevate, ridotto le accise sulla benzina, avete dichiarato di tutto, senza nessun punto pratico oggi di differenza, semplicemente vi faceva comodo andare alle elezioni. Comodo andare alle elezioni, sarebbe stato così se avessimo chiuso l'esperienza di governo dopo le europee. Allora lì, che adesso voi tutti dite avreste dovuto farlo prima, ci avreste accusato, ecco, hanno vinto le elezioni e vanno a votare fregandosene degli interessi degli italiani. Guardate che la gente a casa non è stupida. Cioè, appunto, questo Salvini nell'angolo, questo Salvini sconfitto, questo Salvini umiliato, aspettiamo a dirlo. Ha fatto tutto, aspettiamo a vedere, perché non mi risulta dai sondaggi che la Lega sia scesa dal 38%. Allora ritorniamo poi oggi alle consultazioni. Un attimo, poi ti do la parola. Festeggiare. Ti do la parola dopo la pubblicità, perché torniamo alle consultazioni, perché oggi Massimiliano Romeo, l'appuntamento è alle 4, no? Per il gruppo della Lega, Salvini premier. Lei, Molinari e Salvini, e la via maestra? Sono le elezioni, chiaro. E basta. In un paese normale c'è questo, direte oggi al capo dello Stato. Torna al voto. Quello che noi diciamo al capo dello Stato è una cosa molto lineare, che è quella che diciamo ormai da 15 giorni a questa parte. Ridare la parola ai cittadini, anche perché è abbastanza evidente che in questo Parlamento ci sono 4 partiti, quindi che sono Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, PD, 3 partiti, c'è l'EU, poi c'è Forza Italia, comunque che non mi sembra che tutti abbiano delle idee particolarmente comuni, quindi il fatto che ci siano partiti che hanno idee diverse dovrebbe portare al fatto di dire ridiamo la parola agli elettori, che decideranno chi dovrà governarci per i prossimi 5 anni, e non ditemi che non ci sono i tempi, che la Lega e i 5 Stelle avevano un programma comune un anno fa, eppure avete fatto un governo. Invece una cosa, in questo momento, se il Movimento 5 Stelle dovesse andare da Mattarella a chiedere la possibilità di una riapertura di un dialogo per un nuovo governo giallo-verde, la vostra disponibilità c'è? Ma guardi, sa, in politica mai dire mai, no? Come si dice in questi casi, quindi indubbiamente, come ha detto Matteo Salvini durante il suo intervento in aula, un piccolo spazio aperto è stato lasciato, ossia l'idea di dire tagliamo i parlamentari, che è quello che possiamo benissimo fare, e sarebbe coerente con la posizione che abbiamo portato avanti fino ad oggi, visto che abbiamo votato favorevolmente a 3 letture, quindi manca solo la quarta. Dopodiché, se c'è il coraggio di fare una manovra economica spingendo, come dicevamo noi, per una flessibilità intelligente che consenta a questo paese di poter crescere e dare una scossa vera all'economia, e poi dopo si torna a votare. Questa è l'apertura che ha fatto Matteo Salvini, poi che le cose possano... Oggi la vedo molto complicata come ipotesi, perché indubbiamente ci sono anche degli elementi umani di risentimento che sono comprensibili rispetto alle scelte che si fanno, però insomma sappiamo che la politica è anche fatta di questo, quindi di conseguenza non è che possiamo meravigliarci, quindi comprensibile, però oggi mi sembra un'ipotesi molto molto ridotta. Allora, pochi minuti. Però... Cioè, politica, quello che oggi è impossibile magari diventa possibile domani mattina. Quindi, e poi cerchiamo di cavare qualcosa di più da Romeo, pochi minuti di pubblicità e poi rientriamo. Eh,
per essere chiari, sulla questione elettorale è molto semplice. Così come stanno le cose, se non si prendono provvedimenti, alle prossime elezioni, comunque siano, si presenteranno solo 5 partiti. PD, 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutti i resti, per andatevi a studiare la legge, se no chiamatemi dopo che ve la spiego, non si potranno presentare. E io credo che né questo devo spiegarlo a chi è stato l'autore della legge Mattarellum, che quindi bastano poche parole per capirsi. Allora, questo è un lapsus perché la legge si chiama Rosatellum e abbiamo l'autore della legge qui in studio. Allora, ce la spiega per bene, insomma. La Bonino faceva riferimento a una norma che peraltro c'era anche prima, che è stata mutuata, sì. Per questo forse faceva riferimento al Mattarellum, che dice che i partiti che sono presenti con i gruppi parlamentari in Parlamento sono esentati dalla presentazione delle firme. Gli altri devono presentare, raccogliere le firme. Okay. La modifica del regolamento del Senato, che ha reso più difficile fare nuovi gruppi parlamentari, e la tempistica, diciamo agosto-settembre, fa dire alla Bonino: guardate che ci sarebbero pochi giorni a disposizione per raccogliere le firme da parte degli altri partiti. Questo è il concetto che lei esprime, non è che è impedito o è vietato presentarsi alle elezioni, semplicemente la raccolta delle firme, dice la Bonino, sarebbe troppo complicata per i partiti non presenti in Parlamento, e per questo la sua affermazione. Tutto qua. Nel caso in cui dovesse esserci un nuovo governo, quello sarà un punto importante, cioè rimettere le mani a quella legge elettorale? Ma guardi, allora, la legge elettorale, quella legge elettorale è stata la legge elettorale che io non difendo, sia chiaro. Quella legge elettorale è stata la legge elettorale che a voto segreto è stata la legge elettorale che nella storia della nostra Repubblica ha avuto più voti in assoluto, ha avuto la più larga maggioranza parlamentare, è stata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia, da altri partiti, è stata una legge elettorale assolutamente condivisa. Dopodiché ci sono i presupposti, la voglia di cambiare modello elettorale, si proverà. Avevamo approvato varie leggi elettorali la passata legislatura, cominciando da una legge elettorale completamente proporzionale, il famoso tedesco, che poi è stata condivisa con la Lega e condivisa con il Movimento 5 Stelle e con Forza Italia, che poi è stato bocciato a voto segreto da una scelta del Movimento 5 Stelle. Per questo siamo passati a quest'altro modello. Però sulle leggi elettorali io credo che gli italiani sono assolutamente disinteressati. Peraltro, qualsiasi legge elettorale noi avessimo utilizzato in questa tornata elettorale, quella che ha prodotto questo Parlamento, il risultato sarebbe stato analogo. Perché tutti gli studi hanno dimostrato che la ripartizione dei voti, cioè la volontà degli italiani, è stata in un modo o nell'altra, più 3%, più 2%, meno 2%, riprodotta fedelmente in Parlamento, con una legge elettorale in parte proporzionale, in parte maggioritaria, o con qualche lieve modifica che non cambiava la struttura della possibilità di fare governi, in una legge completamente proporzionale. Senta, e poi l'eventualità, visto che è rimasta sospesa la riforma Fraccaro del taglio dei parlamentari, quello potrebbe essere un altro punto, visto che 5 Stelle, insomma, la faranno loro, immagino, suppongo, anche in un eventuale nuovo esecutivo. Ma io penso che il taglio dei parlamentari, che non è il problema di questo Paese, lo dico francamente, sia un tema che comunque va affrontato. Noi lo vogliamo affrontare in un modo diverso, l'abbiamo sempre detto. Cioè, noi siamo d'accordo alla riduzione, anche a quella riduzione dei parlamentari, però con un cambiamento di modello. Siamo l'unico Paese al mondo che è restato con un bicameralismo paritario. Noi siamo stati bocciati a referendum su una riforma. Però quel principio della riforma del bicameralismo perfetto, così come viene chiamato, è un punto che ancora richiede di metterci mano. Peraltro anche il tema delle autonomie, che è un tema vero, che è ancora aperto, a cui dobbiamo dare risposta, che questo governo non è riuscito a dare risposta in 15 mesi. La Lega aveva il ministro delle autonomie, aveva la possibilità. Se Salvini, invece di andare in giro a fare campagna elettorale, si fosse seduto, avesse cominciato a lavorare sull'autonomia, oggi il Veneto e la Lombardia avrebbero avuto quegli accordi firmati. Ma non la voleva invece Salvini. Si è dedicato ad altro, perché non voleva farlo. Noi invece dobbiamo farci carico di quel tema. E anche, oltre a parlare con il Veneto, con la Lombardia e con l'Emilia Romagna, che hanno presentato quelle proposte che sono peraltro state condivise con la popolazione, che con referendum popolari, noi dobbiamo anche pensare come aiutare il nostro sistema istituzionale a dialogare in maniera diversa con le regioni. E la modifica costituzionale può essere una sede per fare quel ragionamento. Penso che sia un punto delicato, ma un punto importante da mettere anche nell'ambito. Senta, mi dica una battuta: governo costi quel che costi, o no, l'idea del voto
Un governo costi quel che costi? No. Un governo che, anche perché un governo costi quel che costi, non dura niente. E un governo che non dura niente non risolve neanche i problemi. Deve essere un governo che ha le idee chiare su come affrontare la prossima legge di bilancio. Deve essere un governo che ha le idee chiare su come risolvere i temi che oggi sono aperti, su come affrontare la questione dell'immigrazione, che è una questione seria, che non è il primo problema di questo paese, ma una questione seria, che deve essere fatta senza cattiveria e senza odio, ma regolamentando i flussi e cercando di e conservando, come avevamo fatto con Minniti, il fatto che nel nostro paese non si può arrivare in qualsiasi modo come si vuole, ma facendo una politica seria, affrontando i temi di bilancio, affrontando i temi delle infrastrutture, quindi non un governo costi quel che costi. Secondo me, se vuole una mia opinione, io penso che noi riusciamo a costruire un programma con delle cose, ci potranno essere delle cose che non vanno trattate. Delle cose su cui non siamo in grado oggi, magari lo saremo tra qualche mese, di trovare una soluzione. Perché c'è poco tempo? No, perché c'è divisione, come c'era anche tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, come c'è sempre in un governo di coalizione. Ci sono cose che sarà più difficile trovare, ma ci sono cose importanti, le abbiamo scritte alcune nel documento che è stato approvato in direzione, su cui è possibile trovare un'intesa seria. E visto che adesso il segretario del partito è Nicola Zingaretti, se si dovesse andare al voto, Zingaretti premier. Se si dovesse andare al voto, decideremo quando si dovesse andare al voto. Ci sono le modalità che sono previste nel nostro statuto. C'è Zingaretti che ha sempre detto che il segretario non è anche il candidato premier, quindi ne discuteremo. Ha tolto dal tavolo la questione. Mi sembra che non sia un punto all'ordine del giorno. Posso fare una domanda? Prego. Reddito di cittadinanza, cosa farete? Reddito di cittadinanza è una misura che parte dalle misure che noi abbiamo messo contro la povertà, che poi è stato arricchito da una misura assistenziale che è sbagliata. Io sono convinto che sul reddito di cittadinanza, cioè sul fatto di aiutare chi è in difficoltà, ci si debba lavorare. E il fatto che quel governo lì ha messo più risorse su questa partita non è negativo, è che solo queste risorse devono andare a chi le sfrutta per essere reinserito nel mondo del lavoro, veramente, cosa che oggi non succede, oppure che chi è veramente in difficoltà economica. Quindi chiederete una modifica? Ma lavoreremo, ma io credo che gli stessi presentatori si rendano conto che così questa misura è sbagliata, così come quota 100. Hanno detto che ci sarebbero state 3 assunzioni ogni pensionamento, ci sono ogni 3 pensionamenti c'è un'assunzione, la pubblica amministrazione si sta svuotando senza aver fatto partire i concorsi e le assunzioni nella pubblica amministrazione, quindi si perdono posti di lavoro anche nel pubblico, si perdono servizi. È sbagliata quella misura, impoverisce i giovani che oggi lavorano, impoverisce tutti i pensionati perché si preleva dalle pensioni le risorse per pagare quella norma, bisognerà metterci mano con criterio. Senta, l'ipotesi poi vado da Romeo. Senza cancellare l'ipotesi che è sul tavolo, oggi molti giornali si esercitano in questo, no? Quella più forte è il presidente del Consiglio, espressione del Movimento 5 Stelle, e invece in Commissione Europea un esponente del Partito Democratico, si fa il nome di Gentiloni, si fa il nome di Enrico Letta. È questa un'ipotesi che potrebbe andare bene a voi? E poi invece dei nomi che circolano terzi, perché l'altra possibilità è che ci sia un nome terzo proveniente dalla società civile. Oggi riesce il nome di Marta Cartabia, il vicepresidente della Corte Costituzionale, però si è fatto il nome di Cantone e il nome di Enrico Giovannini. È una... Mi dica la sua. No, io la mia non gliela dico, nel senso che penso... possiamo chiudere qua la trasmissione. No. Nel senso che questi sono elementi, evidentemente, frutto di un necessario dialogo tra le forze politiche, ma anche tra le forze politiche e il Presidente della Repubblica. Quindi è giusto che i giornali facciano tutti i totonomi, è corretto che chi le forze politiche in qualche modo le rappresenta lasci che le segreterie, il segretario in questo caso, trovi la sintesi dovuta anche con l'interlocuzione. Però mi vuol dire solamente questo, cioè l'idea, come si è fatto per il contratto per il governo giallo-verde, di un esponente, esponente del Movimento 5 Stelle, però di quell'area politica. Da 2 mesi era esponente del Movimento 5 Stelle. Esatto, da questo punto di vista l'idea di un terzo potrebbe essere un'idea. Questa è un'idea che ci sta, su cui io penso che possa essere, dipende, bisogna avere persone che abbiano le caratteristiche di dirigere un governo, non deve essere un arbitro, deve essere una persona che sappia
sappia rappresentare l'Italia in tutte le istanze, in tutti i quindi luoghi istituzionali. Una figura diversa in questo senso da Conte. Una figura non, che abbia... Non come persona, cioè come proprio profilo. Una figura che abbia un profilo adeguato a gestire il Romeo, visto che ha tirato in ballo un paio di volte. Io volevo solo sottolineare il fatto che sul tema di quota 100 sappiamo benissimo che l'Europa ci ha imposto che dal primo, fino al primo novembre c'era il blocco delle assunzioni, quindi dal primo novembre, visto che l'Europa si stanno facendo... No, quando abbiamo fatto la manovra... Quando abbiamo fatto nella trattativa era che le assunzioni dal primo novembre in poi del 2019. Roba lì. Però dal primo novembre si stanno facendo i concorsi, quindi c'è assolutamente... Sempre colpa dell'Europa. No, però ragazzi, io vi chiedo una cortesia. Ho sentito con molta attenzione le vostre... Poi uno può essere d'accordo o non essere d'accordo. Però stavo dicendo, uno vuol dire che il tempo di fare i concorsi, dal primo novembre c'è tutta la possibilità di andare su quella sostituzione del mondo del lavoro. Dire che... Sull'autonomia non abbiamo fatto nulla, consiglio di andare a fare due chiacchiere col ministro Stefani perché è un po' ingeneroso nei suoi confronti, diciamo che piuttosto Conte tutte le volte che organizzava gli incontri per cercare di sbloccare la situazione, li organizzava con 60 persone e lei capisce bene che quando fai un incontro con 60 persone puoi uscire solo non avendo trovato ancora decisamente la quadra, tutti i tentativi per rinviare, per allungare i tempi. Però voglio anche essere più, visto che intanto che ascoltavo mi sono preso gli appunti, sui famosi 50 miliardi, se no sembra che noi siamo qua a raccontare le bazzecche. Allora, una parte, come abbiamo detto, in deficit relativo agli investimenti. Questa è una cosa che in tutti i documenti, l'abbiamo firmato anche in Parlamento, tutti noi, chiediamo che l'Europa ci dia un po' di deficit per fare gli investimenti. Quindi una parte di risorse le recuperiamo in questo modo. Mi scusi, non so adesso dirle esattamente, che è una cosa che va contrattata indubbiamente con l'Europa. Poi abbiamo recupero dell'evasione fiscale. Ricordo che ci sono circa 5 miliardi di mancato introito dell'IMU, perché questo è un elemento che Garavaglia sottolineava. Una semplificazione anche della riscossione di quelle che sono le tasse comunali, perché anche lì c'è un po' di evasione. La pace fiscale, che come la intendavamo noi, non quella che sostanzialmente i grillini ci hanno impedito di fare. Una parte, rottamazione ter, quater, ha ottenuto comunque dei grossissimi risultati vista l'ampia partecipazione, quindi proseguire su quella strada, e dall'altra parte anche il saldo e stralcio, ma darlo non solo alle persone fisiche ma alle imprese, come ci chiedono direttamente gli imprenditori. C'è la fatturazione elettronica, che indubbiamente è stata una cosa che neanch'io pensavo potesse produrre degli effetti così positivi, governo, introdotta in maniera anticipata rispetto a quello che prevedeva l'Europa dal governo Gentiloni, che comunque sta portando un notevole incasso di risorse in più, che poi hanno anche dall'altra parte, entrando più IVA, essendoci più diciamo così più emersione, hai anche comunque IRPEF, IRES e altra tassazione di questo tipo, e una sana spending review che si può assolutamente portare a casa. Questi sono i temi su cui lavorare. Un anno fa avevate parlato di spending review. Su come lavorare per recuperare quelle risorse che servono per produrre una manovra coraggiosa. Quindi non è che taglio delle tasse. Arriviamo. No, ovviamente introduciamo pace fiscale, ho detto, di IMU e di tasse locali. Recupero tutto di evasione con la pace fiscale, che ti consente di fare uno shock assolutamente fiscale. Anche lo spazio che ti libera gli investimenti contrattati con l'Europa ti dà la possibilità di avere delle risorse per poter andare. Ho capito, ma per poter dare quello shock che ti serve per dare un colpo forte all'economia. Economia. Questa è la nostra paura. Allora, la risposta di Balmeri, la risposta la ricetta di Massimiliano Romeo. No, non di Massimiliano, questa è la ricetta della Lega. Della potete Lega, chiamare so, l'esponente autorevole Garavaglia, che assolutamente con cui ci sentiamo, massimo, insomma, con da questo punto ovviamente di vista, gli economisti della Lega l'economia si trovano. Questa è la strada che noi vogliamo percorrere, almeno l'idea c'è. Io dalle altre parti idee su come fare la manovra. Siccome sono in chiusura, in una battuta soddisfa la... Allora, dico soltanto, io non so se è la ricetta della Lega, non lo so, io dico soltanto due cose. La prima, abbiamo sentito tante volte la propaganda leghista anti-Europa, vedo che hanno votato una manovra che era in linea con quello che richiedeva l'Europa l'anno scorso e che è stato votato e dato il mandato a Tria e Conte di evitare la procedura di infrazione. Questi sono i fatti. Poi c'è il piano politico della propaganda, della campagna elettorale. Altra cosa, rispetto alle cose che ha detto lei, senatore, l'intervista di Salvini qualche giorno fa al Corriere della Sera
sera diceva una cosa, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia. Ora, Giorgetti tutto si può dire tranne che sia una figura accostabile a Borghi, Bagnai, cioè a quella linea, diciamo, più estremista, anti-europea. Anzi, è una figura di raccordo con Draghi, le cancellerie europee, eccetera. Io credo che lei sia d'accordo su... Io sono anche d'accordo sul fatto che però se si va a contrattare Giorgetti con l'Europa bisogna andare a contrattare con una posizione di forza, non con una posizione di debolezza, è tutto lì. Vabbè, è come tu imposti una trattativa. Chiarissimo, in una battuta Rosato, perché poi rientro sul tema Zingaretti, perché da questo punto di vista non mi ha sciolto la riserva. Zingaretti oggi dice o i 5 punti vengono accettati dal Movimento 5 Stelle o salta il banco. Faranno una trattativa, ognuno usa gli strumenti e le leve che ha, anche mediatiche, alla fine della trattativa vedremo cosa ne succede. Io ripeto, penso che c'è... Ma ci sono stati esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno detto sembra che abbia copiato il nostro programma, su quei punti non c'è alcun problema. Cioè non c'è alcun problema, i problemi sono altri, magari diciamo i nodi del negoziato. Poi allora, abbiamo il tempo rapidamente, Clemente Mastella, come va a finire questa situazione? Mi dia le percentuali, voto, guardi, governo giallo-rosso? Guardi, le dico, la crisi risolve, se c'è un voto di fiducia di Renzi rispetto a Zingaretti e un voto di fiducia di Zingaretti rispetto a Renzi si fa il governo, se rimane la diffidenza non c'è il governo. Vabbè, perfetto, chiarissimo. E in percentuali lo chiedo a Ilario Lombardo e Lina Palmerini, come va a finire? Ma io non amo fare previsioni, però a oggi scommetto più sul governo PD 5 Stelle. Con una percentuale importante? No, non la percentuale non tale. E a quel punto che succede al Movimento 5 Stelle? A quel punto il Movimento 5 Stelle, come nella sua storia ha dimostrato più volte, si adegua al nuovo corso. Lina Palmerini, come va a finire? Io vedo complicato l'accordo PD 5 Stelle. Quindi percentuali bassissime? No, bassissime no, ma insomma non vedo così che questa spinta antivoto poi rende tutto più semplice, è complicato. Ok, lo chiedo rapidamente a Rosato, cercando non gli auspici sostanzialmente, però no, da visione politica, io, a buone possibilità. Oggettivamente penso che ci sono le condizioni per farlo. Poi se non si vuole fare, se qualcuno non vuole farlo, allora lo farà. Romeo, va in porto questo governo giallorosso? Penso che tutto sia ancora possibile, quindi dal voto all'eventuale governo giallorosso vedremo, le prossime ore saranno determinanti. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con lo speciale del TG La 7 con Enrico Mentana. Grazie Mastella, grazie Lombardo, grazie Ettore Rosato, Massimiliano Romeo e Lina Palmerini. L'appuntamento con Omnibus è domani a partire dalle 8. Adesso la linea a Flavia Fratello e a Coffee Break. Buona giornata a tutti.